Adesso abbiamo in collegamento per un rapido saluto che però ci fa piacere, perché bisogna rendersi conto che qui la realtà di Potenza Picena è emblematica, ma ce ne sono tantissime altre in tutta Italia. Quindi cominciamo ad avere un saluto del dottor Cirino Strano, no, Massimo Coraddu, che appunto dalla Sardegna ci parlerà della loro esperienza con il problema del radar. Lì hanno ottenuto dei risultati molto importanti. Dottor Coraddu è in linea, ci sente? Un attimo di pazienza, ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Dottor Coraddu, ci sente? Sono Francesca Orlando. Sì, sì, la sento, salve. Salve, ci vuole raccontare qual è la sua esperienza lì in Sardegna e più in generale l'impegno che state avendo riguardo al problema del radar? Sì, dunque, io diciamo, ho fatto da consulente tecnico a diversi comitati popolari che qua in Sardegna si sono opposti prima di tutto alla costruzione di una serie di radar di sorveglianza costiera che sarebbero dovuti sorgere in diverse località dell'isola, a dire la verità non solo in Sardegna ma anche in Sicilia, in Puglia e in varie altre località. Un po' dappertutto c'è stata una sollevazione popolare contro questi radar, perché sarebbero dovuti sorgere in località intanto di elevato pregio naturalistico e poi anche frequentate insomma, sia dalla popolazione sia dai turisti durante l'estate, e quindi avrebbero irraggiato delle aree di alto pregio ambientale e anche delle aree frequentate dalla popolazione. E questa lotta, che è una lotta che è cominciata 2 anni fa, e diciamo, ci ha dato anche delle notevoli soddisfazioni, nel senso che poi effettivamente in seguito alle proteste popolari e alle contestazioni che abbiamo mosso, questi progetti gradualmente sono stati o ritirati o congelati in questo momento. Scusa se mi interrompo, eravate nella situazione di radar che stavano per essere installati e siete riusciti a bloccarli? Sì, sì, infatti, proprio così. Sì. E in seguito infatti a queste azioni di protesta, poi diciamo che i radar, questi progetti, alcuni sono stati ritirati completamente, gli altri in questo momento sono in un limbo, nel senso che non riescono a avere poi, credo, le necessarie autorizzazioni dei poteri pubblici dopo la protesta della popolazione. No, devo dire che però in precedenza, prima che questa protesta venisse, invece purtroppo tutte le necessarie autorizzazioni erano state rilasciate. Allora guardi, io la ringrazio, non so se vuole lasciare un commento particolare qui ai cittadini, soprattutto agli attivisti che si stanno dando da fare per il radar di Potenza Picena, se c'è un messaggio di incoraggiamento che vuole dare di vicinanza. Beh, va bene, senz'altro, certo che la vostra lotta è la stessa lotta che c'è stata qua in Sardegna e che c'è in varie regioni d'Italia, perché i motivi sono assolutamente comuni. Non solo, ma io vorrei anche che insomma, la nostra esperienza sia anche di incoraggiamento, perché è un'esperienza per una volta insomma, di successo, in cui si è riusciti a esercitare una pressione talmente forte, anche dimostrato che qui anche i poteri militari e economici che sono dietro questi progetti possono anche essere fatti arretrare, insomma, se si insiste e si riesce a esercitare una pressione sufficiente. Ecco, quindi non bisogna rassegnarsi, insomma, bisogna insistere anche quando le situazioni sembrano insomma, molto, molto difficili. In realtà insomma, c'è sempre la possibilità di l'unica battaglia che si perde sicuramente è quella che non si combatte. Ecco, quindi vale assolutamente la pena e siamo assolutamente con voi. Bene, la ringrazio infinitamente, buon proseguimento per le vostre attività. Salve. Grazie, grazie, buongiorno. Sempre dalla Sardegna siamo in collegamento con Mariella Cao, che si occupa in generale delle installazioni militari che comportano dei problemi sia di inquinamento chimico che elettromagnetico, sempre per i radar. È in collegamento? Un momento, quasi. Sì, pronto. Salve, signora Cao, sono Francesca Romano Orlando.
Salve. La sentono qui dal pubblico del convegno di Potenza Picena e ci farebbe piacere una sua breve testimonianza su quello che state facendo con il radar nella sua regione. Ho spiegato che voi vi occupate in generale dei problemi di inquinamento sia chimico che elettromagnetico legato alle installazioni e alle postazioni militari. E c'è un messaggio che vuole lasciare a questa nostra assemblea, appunto, che si occupa di problemi simili. Sì. Le parole della sentenza del TAR che ha sospeso l'installazione dei radar della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto programmati in tutta la Sardegna. E la sentenza del TAR dice: l'interesse nazionale, perché in questo caso era finanza, eccetera, l'interesse nazionale cede di fronte al superiore interesse pubblico costituito dalla tutela della salute, che è il valore dell'assolutezza. Ciò significa che va protetta contro ogni iniziativa ostile da chiunque provenga. Tale tutela comprende l'ipotesi in cui i rilievi scientifici non hanno raggiunto una chiara prova di nocività. Occorre applicare il principio di minimizzazione che costituisce il corollario del principio di precauzione sanciti dalla normativa europea e sanciti dalle norme internazionali. Infatti, sul principio di precauzione abbiamo la dichiarazione di Rio dell'ONU che dice: l'assenza di certezze scientifiche non deve servire agli stati da pretesto per ritardare l'adozione di misure. In base a questa sentenza i radar sono stati sospesi, però per arrivare alla sentenza del TAR c'è stata tutta la mobilitazione delle popolazioni locali, delle zone coinvolte, che hanno avuto l'intelligenza di dire né qui né altrove, perché il tentativo è stato quello, ma lo facciamo più avanti e così vi date una calmata, l'intelligenza di coinvolgere gli stessi sindaci che avevano dato tutte le autorizzazioni per questa installazione, che procedeva come al solito all'insaputa della popolazione, l'aver giocato a livello di informazione scientifica corretta, perché questo è fondamentale, dare informazione corretta. In questi casi non si può dire neanche mezza bugia, perché ti si ritorce contro. Se quello non è vero niente. Signora Cao, un'azione. Signora Cao, mi fa piacere insomma informarla che qui nel pubblico ci sono molte persone che annuiscono mentre lei parla. Quando lei ha detto che bisogna avere innanzitutto un'informazione corretta, sembra che sia proprio la carenza più grande ed è il punto di partenza per qualsiasi iniziativa. Io la interrompo perché qui ci sono tantissime persone che vogliono fare domande ai nostri esperti, ai nostri scienziati. E la sua testimonianza è preziosa perché appunto con questa sentenza del TAR ci ha dimostrato che con impegno è possibile tutelare... E con la mobilitazione dal basso, perché altrimenti non ci sarebbe mai arrivati al TAR se non ci fosse stata la mobilitazione dei cittadini che vengono a sapere quello che non avrebbero dovuto sapere. Quindi noi oggi creiamo un gemellaggio tra Potenza Picena, la Sardegna e adesso sentiremo anche da Niscemi un'ulteriore vicinanza, un ulteriore gemellaggio. La ringrazio infinitamente, un saluto. Grazie a voi e portate avanti questo lavoro che è fondamentale. Grazie. Grazie a voi. Adesso vediamo se riusciamo a metterci in collegamento con il dottor Cirino Strano, che è un medico generico, un medico di base che lavora ad Augusta e che si sta impegnando con il comitato No Muos. E voi sapete che devono fare una installazione particolare della NATO a Niscemi e che per il momento è stata bloccata perché ci sono state evidenze tali per cui il presidente della regione ha negato le autorizzazioni a procedere con l'installazione del MUOS, anche se lì già da anni insistono dei radar militari e ci sono già delle evidenze epidemiologiche preoccupanti dell'aumento di alcune patologie. E il dottor Strano è tra gli attivisti perché come medico lui si rende conto che ci sono dei grossi problemi. E la cosa interessante è che i problemi ci sono innanzitutto nei militari, cioè in coloro che lavorano più a stretto contatto con i radar. Quindi questo dovrebbe riguardare e interessare loro prima di altri.
Dottor Strano, sono Francesca Romano Orlando, mi sente? Certo, la sento benissimo. Voi come mi sentite? Oh, salve, buonasera. L'ascoltiamo qui da Potenza di Scena. Stavo spiegando per lei, un medico di base di Augusta che fa parte del comitato Novus. No, no, attenzione, medico di base di Vittoria, provincia Vittoria. Di Ragusa. Mi perdoni. Sì, esatto. Mi perdoni. No, non prego. E quindi conosce direttamente quello che sta succedendo sia in termini del MUOS che dovrebbe essere installato e che per il momento è stato bloccato, ma che ci sono già dei problemi dei radar che insistono nella zona. Ci può dire certo. qualcosa? Sì, più che radar sono delle antenne che esistono lì dal 91. Scusate, sono in videoconferenza o in collegamento audio? Audio. Ok, perfetto. Va bene. Allora, ci sono lì dal 91, 41 più una 40, 42 antenne in tutto, che dal 1991 trasmettono in modo costante, quindi attenzione, c'è una leggera differenza, perché voi, se non ricordo male, avete problemi con il radar. Per il radar si parla di onde pulsanti, sì. Si ha una frequenza alta e poi una frequenza bassa di ritorno. Invece per quanto riguarda noi, invece si parla di frequenze a livello costante, un'emissione costante di radiofrequenza a diverse frequenze, perché noi andiamo dalla bassissima frequenza dell'antenna di Verten, che va intorno a 56 kHz, che serve per comunicare con i sommergibili, perché è l'unica frequenza che passa attraverso l'acqua, fino alle frequenze in UHF, VHF, SHF, e poi abbiamo adesso il MUOS, che va direttamente sulle microonde. Per cui diciamo che da noi non ci sono i problemi di onde pulsanti, però abbiamo un inquinamento costante elettromagnetico dovuto a tutti i tipi di frequenza, e ogni tipo di frequenza purtroppo dà dei danni diversi all'organismo umano. Ditemi. Bene, e ci può dire qualcosa su come è stato bloccato il MUOS in questo momento? Qual è la situazione? Beh, la situazione è paradossale. Praticamente Crocetta il 29 marzo ha firmato un decreto di revoca dei permessi dati al MUOS. Praticamente il famigerato, come noi chiamiamo, VAS e VIA. Mi scusi, per i nostri relatori stranieri, prego. Spieghiamo che Crocetta è il presidente della regione Sicilia. Quindi sì, ha revocato sì, i permessi. Certamente, no, ha revocato questo permesso, è un permesso fondamentale, perché è valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Praticamente questi documenti, per chi non lo sappia, servono per raccogliere tutti i pareri di coloro che dicono che questa struttura non fa male sia alla salute sia all'ambiente circostante. Per chi non lo sappia, il MUOS è inserito all'interno del sistema NRTF numero 8, queste antenne, noi le chiamiamo le antenne della morte, queste 42 antenne, e a sua volta questo sistema di trasmissione trasmittente è inserito all'interno della riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi. Sughereta, che è una delle 10 più importanti riserve che abbiamo in tutta Italia, ha la sua prerogativa perché è costituita quasi prevalentemente da sughere e da lecci, è protetto a livello di comunità europea perché è un sito di importanza comunitaria, eppure loro si sono permessi di fare di tutto e di più, perché io non so se mi ha presentato, ma sono anche referente regionale del WWF per quanto riguarda il MUOS, quindi diciamo che in questo caso copro due cariche. Uno è il movimento Non MUOS Sicilia, e quindi il movimento che si oppone dal punto di vista di salute, della salute contro sia il MUOS sia queste antenne, sia dal punto di vista ambientale, per cui diciamo queste due funzioni. Dottor per cui, Strano, come vedete, lei come medico di base mi raccontava che ci sono problemi soprattutto per i militari che lavorano con radar. Beh, io al solito la correggo, non si secchi. Praticamente io abbiamo il caso di un paio di militari, uno ha pure dichiarato pubblicamente quali sono i suoi problemi, un militare che ha fatto servizio per 4 mesi sotto queste antenne. Chiarisco una cosa, il MUOS ad avvenire, il MUOS ancora fortunatamente è smontato, le parabole sono a terra e quindi non è in funzione, invece sono in funzione da appunto da 22-23 anni queste antenne. Allora, questi soldati
praticamente hanno fatto servizio antiterrorismo sotto le antenne. Ha fatto servizio 4 mesi sotto di esso, dormivano sotto di esso senza nessuna precauzione, praticamente lui si è ritrovato con la leucemia. E quindi questo per me è un caso importante. Un altro suo amico ha avuto gli stessi problemi, ha fatto servizio insieme a lui. E allora io sono molto in contatto con il professor Lewis, non so se lì ne avete parlato, ma abbiamo questo strano rapporto con il professor Lewis. Io ho il contatto con questo militare che ha avuto questa brutta esperienza, cioè antenne e conseguenza malattia emolinfatica, mentre il professor Lewis, non so se voi lo sapete, sta difendendo un militare che ha fatto servizio invece su Sar Chiapone, che è in questo caso un radar militare. Una cosa strana che diciamo unisce questi due militari è la potenza con cui sono andati ad impattare con l'elettromagnetismo. Praticamente l'antenna del Verten, che è una di queste 42 antenne, ha una potenza pari a 2 milioni di watt, solo quella lì. Mentre il militare che sta seguendo, il professore Lewis di mutagenesi ambientale di Padova, ha appunto fatto servizio nel Sar Chiapone, che guarda caso è un radar che ha la stessa potenza, 2 milioni di watt, un radar che adesso non è in disuso, non viene più usato. Sì, la ringrazio infinitamente per il suo intervento e prego. Le auguriamo di procedere con le sue attività e, come dicevo anche prima, speriamo che ci sia una collaborazione futura tra i vari comitati che si occupano di questo tipo di inquinamento. E un saluto, certo, da Potenza Picena e grazie infinite. Se potete darmi un ottimo spazio, io vi devo dire solamente una prego. Cosa, posso? Prego, e allora prego. Io un messaggio che do a voi, che so che vi occupate da parecchio tempo di questo brutto problema, è questo. Diciamo che noi ci siamo ribellati, come siccome mi chiedevate qual è la situazione, ma la ribellione è tutta totalmente rivolta, fatta dai cittadini e dalla base, perché purtroppo, come ben capite e ben sapete voi, chi ci amministra non è assolutamente a nostro favore. L'unica persona appunto che ci sta aiutando parecchio sono i sindaci, ad esempio, e le amministrazioni provinciali di tutta la Sicilia, perché è una ribellione, vorrei dire, i Vespri siciliani che insorgono per la seconda volta contro l'elettromagnetismo in questo caso. Quindi tutti i cittadini, i comuni, le province. E adesso abbiamo il governatore Crocetta che ci sta difendendo, però purtroppo a livello nazionale sembra che ci stiamo prendendo in giro, perché vogliono fare una commissione, non so se sapete qualcosa, per valutare queste antenne, ma stranamente di questa commissione fanno parte personaggi che da sempre non sono stati, diciamo, molto favorevoli a difendere queste idee dei cittadini. Invece non stranamente abbiamo chiesto noi di partecipare, anche io sono stato proposto come WWF di far parte di questa commissione, purtroppo ci è stato negato qualunque partecipazione, quindi per noi è una cosa molto grave. Continueremo a lottare. Considerate che ieri sono arrivati altri convogli e noi con i nostri corpi li mandiamo indietro, ci ribelliamo contro la polizia che li scorta. Fino ad oggi abbiamo avuto l'ultima emergenza, oggi pomeriggio, che purtroppo... Dottor Strano, non l'abbiamo sentita più, perché è partito un applauso quando ha spiegato... grazie. Grazie. Niente, l'unica cosa che vi posso dire, dovete avere coraggio e perseveranza. Noi in un anno e mezzo di lotta forse siamo riusciti a fare qualcosa, però ripeto, è tutto ciò che è successo è grazie proprio a tutti i cittadini siciliani che si sono messi contro, proprio fisicamente contro l'ingresso di questi camion che vogliono montare le parabole. Questo io volevo dare, questo messaggio. Grazie. Dico di speranza, perché cerchiamo di fare il nostro dovere. Grazie. Per far valere la sovranità popolare, che è un termine che purtroppo non si usa in tutta Italia. Sovranità popolare, dobbiamo decidere noi del nostro destino e del nostro territorio. Grazie, grazie a voi. Un altro applauso. Grazie. Con affetto. Grazie a voi. Grazie.